nuovo primato per le indicazioni geografiche italiane, le DOP e IGP, che oltre ad essere le più numerose a livello europeo, valgono sempre di più, superando i 15 miliardi e 200 milioni di euro di valore alla produzione e registrano un aumento del 2,6%. A rilevarlo è il rapporto ISMEA Quali Vita 2018, presentato a Roma. Ma se i dati confermano la leadership italiana a livello mondiale, il Made in Italy agroalimentare in questo momento deve fare i conti con nuovi attacchi sui mercati internazionali. È un sistema che sta crescendo e che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo, ma è anche un sistema che è fragile su alcuni punti e soprattutto è sottoposto in questo periodo in particolare ad alcune minacce. Gli Stati Uniti per noi sono un mercato importante, rappresentano circa il 10% delle nostre esportazioni. Il neoprotezionismo di Trump potrebbe generare e creare dei problemi al nostro sistema produttivo. Ma soprattutto è un sistema che è sotto attacco, un attacco senza precedenti da parte delle Nazioni Unite, e questo è un attacco senza precedenti cui l'Italia deve reagire. Il rapporto di ISMEA Quali Vita ha fotografato per la prima volta l'importanza della comunicazione sul web. L'analisi evidenzia l'elevato numero di consumatori che veicolano tramite i canali social contenuti e fotografie corredate da hashtag delle nostre eccellenze produttive. Ci sono 64 milioni di contenuti in un anno che parlano esclusivamente di indicazioni geografiche italiane in tutto il mondo. La proposta l'abbiamo fatta al ministro Centinaio, che è molto sensibile su questi temi, sui big data, sul web, sulla promozione, è quella di fare una iniziativa, l'abbiamo chiamata gli stati generali digitali delle IG e non solo, cioè di tutti quei soggetti che portano il buon nome dell'Italia in giro, per organizzare meglio la strategia di comunicazione. E questo è semplice, è una cosa che possiamo fare in una giornata, mettendo insieme anche gli influencer, i grandi chef, tutta questa gente che ha questa propensione di comunicazione all'esterno. Quindi, come volte si possono fare politiche a costo zero con grande impatto.